prossime due domande riguardano invece i criteri di valutazione del programma Capitale Europea della Cultura, che sono il coinvolgimento dei cittadini e la dimensione europea. Riguardo alla prima variabile, come coinvolgere i cittadini, le organizzazioni e il territorio nel processo di candidatura, e aggiungerei io anche come coinvolgere le imprese che giocano sempre più un ruolo rilevante per la sostenibilità del progetto. Invece, relativamente alla seconda dimensione, come assicurare che l'evento abbia una forte valenza europea. The first criteria, cities and citizens. I told you a little bit about this before, to involve people, to ask people what is important for them. This is really to be close to the people. The worst thing that can happen, that the group preparing is a group sitting in a room with intellectual ideas, and you think, oh, great things, but it's not connected to what's happening outside. So the communication, also with this perhaps this new cultural parliament, the communication that the people in the street is essential for success. Quindi per quanto riguarda invece il primo criterio, che è appunto il coinvolgimento dei cittadini nel progetto, nella candidatura, l'ho già detto anche prima, è importantissima, diciamo, è importantissimo il coinvolgimento dei cittadini. Dovete avere delle relazioni strette con i cittadini. L'errore più grave che si può fare è quello di avere un gruppo di intellettuali che si siedono in una stanza e iniziano a scambiarsi idee, io sì, questo è un'idea buona, questo non mi piace, eccetera, ma senza alcun contatto con l'esterno. È essenziale ed è, diciamo, sicuramente il motivo per cui esiste ed ha successo il Parlamento della Cultura, è questo aspetto comunicativo. Per avere successo sicuramente dovete comunicare le vostre idee ai cittadini, all'esterno. To have this connection to cities and citizens, you need the following. You need the support of the press. You need the support of the cultural institutions in your city, you need the support of the politicians, and you need the support of the sponsors, the companies in your region. These four things are essential, and you have to keep in touch with these four institutions during the whole time. Per far sì che questa comunicazione, questa relazione con i cittadini funzioni, avete bisogno di questi quattro elementi: avere il supporto della stampa sicuramente, delle istituzioni culturali della città, dei politici e degli sponsor, che altro non sono che le aziende della regione. Quindi questi sono quattro elementi fondamentali ed essenziali per riuscire ad avere il supporto dei cittadini sul lungo periodo. Concerning the press, which is perhaps very important because of the communication with the citizens. What we did in the Ruhr, we said, okay, during the candidature, you have to support us. Of course, you can criticize, but on the whole, you have to support us, and please don't write only in the cultural part of the newspaper about the bid, but also in the other parts. So that people are just reading the sport segment of the newspaper, they also should have the chance to know something about the capital of culture, because you are also doing projects with the sport communities. So it's essential not to concentrate only on the cultural level in the newspapers. So because it's capital of culture, it's for everyone. So, and in our case, the press understood, and it was a really tremendous step for us. Later they criticized, of course, but on the whole they supported us. And I think also somebody from the press is here, it's really important to work together with the team to help them, to support them, support them, and to push the candidature in every part of your newspaper. Diciamo, per quanto riguarda la stampa, il ruolo è essenziale, soprattutto per poter comunicare con i cittadini, appunto. Per quanto riguarda la nostra esperienza, diciamo che quando abbiamo presentato la nostra candidatura, abbiamo detto alla stampa: ci dovete aiutare, ci dovete sostenere.
potete anche criticarci, ma il ruolo principale della stampa sarà quello di sostenitori. Quindi abbiamo chiesto di parlare dell'evento e della candidatura non solo nelle pagine diciamo, dedicate alla cultura, ma anche in altre pagine, in altre sezioni del giornale, perché i cittadini che leggono, che ne so, solo la parte, diciamo, gli eventi sportivi, ovviamente venissero a conoscenza del progetto, anche perché comunque il progetto riguardava anche progetti di attività sportive. Quindi non limitate diciamo, la vostra presenza sulla stampa alle pagine dedicate alla cultura, anche perché appunto la capitale europea della cultura è per tutti. Quindi per quanto riguarda l'esperienza nella RUR, la stampa ha capito i nostri punti di vista, ci ha sostenuto, anche se poi a posteriori ci ha anche criticato, ma ha soprattutto svolto questo ruolo di supporto, di aiuto. Quindi la stampa deve collaborare con il gruppo che si occupa della candidatura, avere perché questa riceva appunto l'aiuto e si venga a spingere la candidatura non solo nelle pagine della cultura ma in tutte le pagine del giornale. Yeah, new green dimension, okay. Maybe the biggest challenge may be many misunderstandings about this. I think European dimension means European challenges. So you have to identify, I said in the beginning, you have to identify the challenges of the city and what does these challenges mean for Europe. In our case, in the Ruhr, as an example. We concentrated on two things. The first is urban development, how an industrial region can change into a cultural region. What does it mean for the urban development? Second topic in our region was migration, because nearly half of the young people in our region have migration background. So how to deal with this? So we identified these two challenges, which are challenges for the whole of Europe. And we try to do, let's say, projects and to build up conceptions dealing with this. And this is the first idea of what is European dimension. Quindi adesso parliamo della questione della dimensione europea. Ovviamente questa è una delle sfide critiche probabilmente e dove si rischia di non capire cosa si intende per dimensione europea. Innanzitutto si parla di sfide a livello europeo, quindi quello che dovete fare voi è quello di capire, identificare le vostre sfide a livello di città, ma sicuramente selezionare quelle sfide che possono avere un significato a livello europeo. Faccio un esempio per la nostra regione. Ci siamo concentrati su due argomenti principali. Uno era lo sviluppo urbano. Noi siamo, ed avanziamo come storicamente, una regione storicamente industriale e abbiamo cercato di trasformare la nostra regione in una regione culturale. L'altro aspetto, l'altro argomento, era sicuramente l'immigrazione, in quanto la metà dei giovani che abitano la nostra regione hanno qualche origine diciamo, straniera, quindi vengono, sono figli o sono seconde generazione di migranti. Quindi abbiamo parlato di come gestire questa generazione, come parlare di questo argomento e come farlo diventare un argomento di livello europeo, una sfida a livello europeo. Ci sono stati vari progetti e di sicuramente questo ha portato a vedere, l'aspetto appunto dell'immigrazione, una dimensione europea. So, just walking through Ravenna yesterday, perhaps there are two things that came to my mind. Let's say from what is of European dimension. It's not the mosaics again. This is the heritage. It's what about tourism? I was in Ravenna 3 years ago in the high season. Everything was full of tourists and German teachers looking at the mosaics and so on. And now, today, yesterday, it was completely changed. The city was not empty, but no tourists at all. And so the whole atmosphere of the city change. So, first is, what does tourism mean to your city? What does it mean concerning community, making money,
and let's say your culture in the city. This is one aspect. This is interesting for me, and it's interesting for many other European cities and regions dealing with this topic too. Diciamo che ieri, passeggiando per Ravenna, mi sono venuto un momento, un paio di idee, per, diciamo, per quanto riguarda la dimensione europea dell'architettura. Sicuramente non ha a che vedere con mosaici, come vi ho detto, fa parte dell'eredità, della culturale, diciamo, di Ravenna. L'idea che mi è venuta in mente riguarda il turismo. Io sono stato qui 3 anni fa circa, per la prima volta, e la città era piena di turisti. C'erano insegnanti tedeschi che guardavano i mosaici, eccetera. Ieri, finché passeggiavo, mi sono accorto di un cambiamento completo, c'erano pochissimi turisti. Questo cambia molto come ci si approccia e si vede la città. Quindi sicuramente uno degli argomenti che potreste prendere in considerazione è il turismo, perché ovviamente per la città significa, per la comunità stessa, il fatto di avere dei fondi che entrano, dei soldi che entrano. E per me è interessante perché secondo me questo aspetto può contare per la dimensione europea. Second idea, when you drive into Ravenna, you come really through an industrial belt around the city. So you drive to this, and then suddenly, ooh, what's going on here? And then, now I'm in Ravenna. So this industrial belt belongs to your city. So I think it's of really high importance to include also this. So what are your projects for this industrial belt? How to include them? To say, okay, the city is not only the historical center, and let's say you can walk it, but it's also this belt around it. And this is typical also for many, many, many European cities. So to build up a conception, how to deal with it, to have ideas, what kinds of project you can do in this industrial belt, actually industrial belt, how to involve the companies there. I think this would be very, very essential, and this has European dimension. Many cities have this challenge. L'altra idea riguarda una parte di Ravenna che molti magari non riconoscono, perché uno guida tranquillamente per venire a Ravenna e la prima cosa che vede è questa cintura esterna di Ravenna che è la zona industriale. E uno dice, ma sono arrivato a Ravenna, poi va avanti e là sì, sono arrivato a Ravenna, bene. Quindi direi che sicuramente questa cintura industriale, questa zona industriale che fa parte di Ravenna, è Ravenna, è una parte importante che dovete prendere in considerazione e includere nei vostri progetti. Diciamo che la città non è semplicemente il centro storico, la città di Ravenna non è solo il centro storico, è anche questa zona industriale che è tipica di tantissime città europee. Quindi questa è la dimensione europea che potete prendere in considerazione ulteriormente. Come affrontarla, come farla diventare parte dei vostri progetti, questo è un vostro compito. Sicuramente è una zona un po' brutta, però probabilmente vi aiuterà anche a coinvolgere le aziende della zona e sicuramente vi darà ancora una volta quella dimensione europea che la candidatura richiede. Last year, of course, you have also fine projects with other European countries and institutions. Of course, this is also important. The second, the first level is European challenges, the second level is European cooperations. What we did in the Ruhr, we tried to work together on a different level with our twin cities. You know this twin city concept, if you come into town, you have this sign, twin city off. Normally nothing happens, the mayors exchange, they drink a lot and then they go away, nothing happens. So to give to this twin city idea a new meaning in your capital of culture process. So to work together with really the small institutions in the other cities. We have a big advantage in the Ruhr. We have 52 cities, so we had more than 350 twin towns. And we had thousands, really thousands of projects with these institutions in our twin towns. This was one of the reasons why we won the title. This is European cooperation, not on the level of exchanging operas, which is not interesting at all, but involving social institutions, schools, universities, that these people work together. This is perhaps also an idea to do European networking and to do European cooperation.
E da ultimo, ovviamente l'ultimo aspetto sicuramente, è quello di sviluppare progetti con altre istituzioni o altre regioni europee. Quindi, come ho detto, per la dimensione europea trovare delle sfide che possano essere anche a livello europeo. L'altra parte è quella della cooperazione a livello europeo. Quello che abbiamo fatto noi nel nostro progetto nella Ruhr è quella di lavorare in stretto contatto con le città gemellate, forse non ne avete sentito parlare, guardate, quando entrate in una città sotto c'è sempre scritto appunto gemellata con eccetera. Quello che succede normalmente con le città gemellate, ci sono i sindaci che si recano presso la città gemellata, bevono insieme qualcosa, ma niente di concreto in realtà succede. Quindi dovete trovare voi il modo di dare un significato diverso a questo gemellaggio. Quindi trovare magari delle piccole istituzioni e collaborare. Noi abbiamo avuto fortuna, essendoci ben 52 città, avevamo 350 città gemellate, quindi la possibilità di collaborare con molte città e sviluppare migliaia e migliaia di progetti con istituzioni di diverso tipo. Ed è forse per questo che abbiamo vinto il titolo all'epoca. Quindi sicuramente la cooperazione a livello europeo non è semplicemente lo scambio di opere tra istituzioni e musei, ma è piuttosto la collaborazione fattiva tra istituzioni piccole o medie come scuole, università. Questo fa sì che le persone possano collaborare, lavorare insieme. Questo porta poi alla questione del networking a livello europeo, quindi alla cooperazione europea.